Buongiorno a tutti, portiamo a casa questo punticino sofferto fino in fondo. Abbiamo fatto un primo tempo che mi ha convinto, a sprazzi il gioco è stato anche brillante. Nel secondo tempo abbiamo visto invece una realtà completamente diversa, un Caravaggio che ha per 15-20 minuti dominato la partita, mettendoci anche in difficoltà perché è arrivato al tiro a rete per 3 o 4 volte. Quindi il Caravaggio si porta a casa un punto completamente meritato e il Crema finalmente muove la classifica anche con una prestazione che non convince al 100%. Si vede in campo che i ragazzi si danno una mano reciprocamente, ci sono rivisti dei problemi cronici di sfilacciamento, ma si è vista anche la disponibilità ad aiutarsi e quindi, seppur non particolarmente contento, dal punto di vista tecnico della partita, sono contento perché i ragazzi si sono aiutati e portiamo a casa questo punto prezioso che ci consente di muovere la classifica e di sostanzialmente mantenere invariate le posizioni precedenti, quindi siamo appena fuori dai play-out. Dietro abbiamo visto lo Scanzo Rosciate che, anche se manca 20 minuti alla fine della partita, ha guadagnato 2 punti rispetto a noi portandosi a 32, quindi anche lì la lotta per non andare ai play-off. Ai play-out, chiedo scusa, si fa sempre più dura e la fine del campionato si avvicina. Il Crema si sta ben preparando per la fine del campionato, sia sotto il profilo atletico che sotto il profilo tattico. Sotto il profilo atletico stiamo facendo un lavoro pesante, i cui frutti si avranno grosso modo dall'ultima settimana di marzo e dal punto di vista tattico vi segnalo che grazie anche all'impegno del direttore generale Giulio Rossi abbiamo chiuso l'accordo, come abbiamo già comunicato, con il centravanti Scapini che proprio da fine marzo, la prima settimana di aprile, potrà essere a completa disposizione del mister. E quindi abbiamo colmato un'altra lacuna che è dall'inizio dell'anno che abbiamo, che è quella di avere finalmente un centravanti di razza che ci darà una mano nell'ultimo mese di campionato, proprio quando i punti peseranno più dell'oro. Grazie, se avete delle domande. Sì, mi sembra che nelle ultime 3 partite, quindi la gestione Bressan, il livello delle prestazioni si sia stabilizzato, cioè comunque si sono state con punte diverse, però 3 partite accettabili, dignitose, ben integrate dalla squadra. Probabilmente però quelle fondamentali saranno le prossime 3, perché sono 3 scontri diretti, secondo te è lì che si gioca il destino del Crema. Se non vado errato, c'è Lumezzane, Cisarano e Scanzarosciate come finalizzato. Sì, il destino del Crema in questo momento, nell'immediato, ha una duplice realtà alla quale deve guardare, sempre con la stessa mentalità, di cercare di portare a casa punti per ogni singola partita. Vi ricordo che mercoledì andiamo a Gozzano contro la prima o la seconda in classifica del girone A. Non andiamo a Gozzano per essere asfaltati, andremo a Gozzano a giocarci la nostra partita, pur sapendo che giochiamo contro un'armata e che ci sono buone probabilità di soccombere. Ciononostante andiamo senza la paura di affrontare la squadra perché accedere alle semifinali sarebbe dare un significato più marcato
a un'annata nella quale le cose che sono andate dritte sono ben poche. Non mi straccerò le vesti se il Crema non riuscirà a portare a casa la vittoria da Gozzano, ma quello che chiedo è quello che ho visto oggi, di lottare l'uno per l'altro. Poi daremo filo da torcere a tutti facendo così. Poi, Matteo, rispondendo alla tua domanda, ogni partita, credo fino alla fine dell'anno, sarà uno scontro diretto. Tu che hai praticamente seguito tutte le partite dell'anno, avrai potuto notare la differenza delle prestazioni del Crema contro le squadre, diciamo, più strutturate e contro le squadre abituate a lottare per salvarsi. Il Crema va sotto spesso quando incontra le squadre che vengono definite tignose, mentre si esprime meglio quando c'è più respiro, quando si occupa l'intero rettangolo di gioco. E quindi per un verso o per l'altro sono tutti scontri diretti e la strada è lastricata, a mio avviso, di grandi pericoli, perché, come dicevo prima, dietro il Trento e lo Scanzo Rosciate non hanno nessuna intenzione di fare i play-out. Quindi il primo che sbaglia sarà messo in difficoltà dalle altre squadre, che a loro volta interpreteranno il tutto come noi, partita per partita. Tu guarda il Trento che squadrone ha, e il Trento è molto simile al Crema, eh? Se pensiamo, il Trento va ad Arfo, pareggia ad Arfo e fa una bella prestazione. Contro le grandi squadre il Trento emerge. Contro le squadre abituate a lottare, anche lui fa fatica. Sono moltissime le analogie tra il Trento e il Crema, con la differenza che il Trento è stato creato per arrivare ai playoff, mentre il Crema per stare dalla parte sinistra della classifica. Può essere una piccola magra consolazione, la mia sensazione personale è che un mese o 2 mesi fa questa partita l'avreste persa. Oggi invece soffrendo, lottando, però il punto l'avete portato a casa e non è detto che quando si peseranno davvero i punti si possa rivelare molto utile. Sono molto d'accordo e il clima aiuta tantissimo, eh? E il clima lo fa la società con i suoi dirigenti, a partire dal direttore generale ad arrivare al magazziniere. L'arrivo di Giulio Rossi è che conosce molto bene l'ambiente, anche perché ha contribuito a formare l'ambiente, sta dando degli elementi di certezza in più e la sua assidua presenza, sia all'interno del consiglio di amministrazione che con i ragazzi si fa sentire. E poi va data anche una nota di merito a mister Bressan, perché le partite che ha fatto in Serie D quest'anno sono poche, i ragazzi stanno rispondendo molto bene, i ragazzi sono contenti del mister e della sua capacità di fare gruppo e di farli sentire attori del destino del Crema. Campo pesante, ha danneggiato forse di più la squadra più tecnica, che almeno sulla carta è Crema. Bisognerà abituarsi, penso, a questi campi pesanti anche per un po' di tempo. Non credo che la primavera arriverà. Adesso non so le previsioni o come andrà. Sicuramente abbiamo avuto
Ancora una volta l'evidenza importante di cosa vuol dire avere un maestro nella manutenzione dei campi, e mi riferisco a Cesare Fogliazza, che nonostante non si sia giocato, eccetera, lui ha fatto spalare la neve e ha fatto tutto finché oggi si potesse giocare al meglio. Se non avesse fatto spalare la neve e non avesse curato i minimi dettagli, oggi era un pantano totale, il campo era rovinato da qui alla fine dell'anno. Quindi l'ennesimo applauso all'amministratore delegato della Pergolettese per come manutiene i campi.